La finale di Amici 17 si è conclusa con la vittoria di Irama. Durante l'ultima diretta del talent show, vengono conferiti i premi ai finalisti. Lo scorso lunedì, 11 giugno 2018, è stata trasmessa in prima serata su Canale 5 l'attesa diretta finale di Amici di Maria De Filippi, che ha visto il cantante Irama aggiudicarsi la vittoria del celebre format targato Mediaset. A seguito del suo trionfo, il cantante di Un giorno in più ha pubblicato online una dedica speciale, indirizzata alla conduttrice di Amici, Maria De Filippi. Irama si dichiara geloso di Maria De Filippi, il post dedicato alla conduttrice, su Facebook. A diversi giorni di distanza dalla messa in onda dell'ultima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 è giunto quest'anno alla sua 17esima edizione consecutiva, sembra che non si parli d'altro. A tenere banco, nel corso delle ultime ore, nel mondo del gossip made in Italy, è la notizia che vede il cantante Irama pubblicare sul suo profilo ufficiale Instagram un post contenente una dedica speciale indirizzata alla celebre conduttrice del talent show più amato dal grande pubblico italiano. Mi ha insegnato tantissimo. A non aver paura di mostrare me stesso, ed anzi ad esserlo sempre, in ogni occasione. Una sera, durante le prove, ti dissi che ero già geloso al pensiero che un giorno ti saresti preso cura, inevitabilmente, nel tempo a venire, di altri ragazzi, come hai fatto con noi. Non potrò mai smettere di ringraziarti per tutto, per aver creduto nella mia musica, che è tutto ciò che ho. Queste ultime sono le dichiarazioni rilasciate per iscritto in uno degli ultimi post online pubblicati da Irama, il vincitore della 17esima edizione del format targato Mediaset, a seguito del suo trionfo segnato ad Amici lo scorso lunedì sera. Il vincitore e i premi della finale di Amici 17. La finale di Amici 17 è stata segnata dalla vittoria di Irama, cantautore dell'album Plume, debuttato al primo posto nella classifica generale iTunes Album Italia. L'artista di Un giorno in più è riuscito ad ottenere il montepremi finale del talent show di Maria De Filippi, dal valore di 150.000 euro, e il premio conferitogli da Radio 105, dal valore di 20.000 euro. In occasione dell'ultima diretta del programma, sono stati conferiti dei premi anche ad altri finalisti dell'ultima edizione di Amici, il premio della critica Vodafone, dal valore di 50.000 euro, è stato assegnato alla ballerina Loren, il premio Il Campus, per un corso di laurea triennale, è stato ottenuto dalla cantante Carmen Ferrelli. I nuovi casting di Amici. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate online, concernenti il noto talent show di Canale 5, sono state ufficialmente aperte le selezioni per i casting di Amici 18, l'edizione corrispondente all'anno 2018-2019, per partecipare ai nuovi provini di Amici, è necessario compilare l'apposito modulo di presentazione, disponibile online sul sito ufficiale di Amici, e presentarsi muniti di una fotocopia della propria carta d'identità e del proprio codice fiscale, presso gli studi Helios in via Tiburtina 1361, a Roma, per ulteriori info in merito ai nuovi casting del celebre talent show condotto da Maria De Filippi, basta visitare il sito ufficiale di Amici e continuare a seguire il portale web ufficiale di Blasting News Italia.